traguardo di grande importanza è stato festeggiato a Novi Velia, dove l'intera comunità si è raccolta per celebrare il 50° anniversario di sacerdozio di Fra Bernardo. Frate francescano, originario di Novi, che con il suo umile e instancabile servizio ha saputo toccare il cuore di molte persone. Un evento che non solo ha segnato un momento di festa, ma ha anche offerto l'occasione per riflettere sul valore profondo del ministero sacerdotale. Siamo qui non per me, siamo per ringraziare il Signore che in questi 50 anni è stato così fedele con me, con tutti, e ci ha riempito di grazie e di misericordia. Per questo siamo qui, per lodare Lui e benedirlo. È stato ordinato in questa chiesa 50 anni fa dal Vescovo Monsignor D'Agostino, il vescovo che mi aveva cresimato, e poi il Signore mi ha chiamato in Sicilia, a Palermo, a Corleone e poi a Napoli, e più o meno queste sono le tappe. Ma poi da questi posti in tanti paesi, in tante comunità, ho cercato di portare la parola del Signore e l'annuncio della sua grazia. Sì. La celebrazione, svoltasi nella suggestiva chiesa di Santa Maria dei Longobardi, ha visto Fra Bernardo celebrare la Santa Messa, circondato dall'affetto dei fedeli e dalla presenza dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adriano De Vita, che insieme alla comunità di Novi Velia hanno offerto doni in segno di gratitudine. Questo dono che con infinita gratitudine che noi ti doniamo come sindaco e amministrazione a nome di tutta la popolazione di Novi. Grazie per Bernardo, grazie. Perché il tuo insegnamento è un insegnamento che è atemporale, non è legato né a un anno e né a una generazione, è legato a questa comunità e questa comunità ti vuole bene. Particolarmente toccante è stata la presenza di numerosi sacerdoti e suore per rendere omaggio a Fra Bernardo, a testimonianza del profondo rispetto e affetto che egli ha saputo conquistare nel corso degli anni. Credo che Fra Bernardo sia un dono per tutta la Chiesa, e in particolare per la nostra Chiesa locale, perché fortemente legato alla nostra terra, alla parrocchia, quindi ogni anno lui si ritaglia degli spazi per essere qui con noi e darci in dono la sua vita, perché veramente si mette a disposizione sia della nostra comunità, ma anche da un prezioso veramente servizio al nostro santuario della Madonna del Sacromonte di Novi Velia. Ringrazio il Signore per questo momento di Eccomi. Fra Bernardo, ecco, col suo Eccomi ci aiuta un po' a essere anche noi più giovani a essere fedeli a questa vocazione. Ecco, lui mi ha accolto in convento nel 2007 e oggi sono qui sacerdote, lo devo forse anche a lui, senza forse, anzi. Un grande esempio anche per lei che è da poco diventato sacerdote. Sì, certamente, un grande esempio e una bella testimonianza, quindi è per me un incoraggiamento, ecco, a proseguire nel cammino, certo dell'aiuto anche del Signore, e accompagnato dall'esempio di sacerdoti proprio come Fra Bernardo, quindi lo ringraziamo. Ci siamo tutti gli amici di Fra Bernardo siamo qua, Bernardo è della mia stessa età, quindi non poteva non partecipare. Dopo la cerimonia religiosa, la festa si è spostata nella piazza del paese, dove la popolazione, unita in un gesto di affetto e riconoscenza, ha organizzato un buffet ricco di sapori locali, simbolo della genuinità e dell'ospitalità che contraddistinguono la comunità di Novi. Tra canti e balli, in un clima di gioia condivisa, si è respirata una profonda gratitudine per l'opera instancabile di Fra Bernardo, che ha saputo seminare nel cuore di tutti la fede e la speranza. Bravo!